ragazzi su Radio mh e su Onde Corte puntatona speciale questa sera per voi sono qui con il mio amico Ottavio ciao, ciao ottavio. buonasera Ma... a tutti ciao non ti vedevamo da un po' eh, devo dire la verità in radio, sì. radio. <ride> e siamo qui con un, un ospite d'eccezione con Ivan Ceci buonasera e benvenuto sulla nostra trasmissione buonasera buonasera a tutti ciao, ciao, Ponzo, Ivan, ciao benvenuto, Ottavio benvenuto, ciao. buonasera a tutti e grazie per, per l'invito Grazie a te, grazie a te. è veramente un piacere ospitarti, per il momento in maniera virtuale, ma ci auguriamo quanto prima di ospitarti Chissà. fisicamente, diciamo qui. Sei sì, un po' lontanucci da me, però... Eh, non, guarda, è, venu è venuta gente anche da più lontano, tu sei di Roma se non ricordo male, sì. eh, no, è venuta sì, sì, gente anche da più lontano. Non mettiamo limiti diciamo, alla provvidenza. Ti perché... veniamo a prendere noi con la macchina, non ti preoccupare. <ride> Allora niente io eh, comincerei questa nostra piccola intervista con eh, Ivan Ceci con una domanda diciamo eh, oserei definirla un po' di routine ecco ma esatto. per dare modo a chi ancora non, non ti conosce di sapere chi sei quindi la prima domanda è chi è Ivan Ceci? Eh, questa è una, una bella domanda, una domanda esistenziale <ride> sì, Alla Marzullo diciamo è, è quello, Esatto è quello che ci dovremmo chiedere un po' tutti no? da quando siamo piccoli Bah, sono una persona fondamentalmente un curioso, una persona che è un ricercatore nel senso più, più puro del termine, nel senso che come tanti cerco delle risposte da quando sono piccolo, eh, risposte a delle domande e poi domande nuove, no? un po' quello che facciamo tutti, al di là poi del campo in cui ci... facciamo ricerca o comunque di cui ci interessiamo mi occupo di questi argomenti, dell'ufologia, in generale di questa cosa, poi che si chiama ufologia ma che poi in realtà ha tante altre sfumature, ha tanti altri significati da circa vent'anni, da quando, insomma, durante gli studi universitari ho cominciato, ho fatto lettere classiche, ho cominciato ad interessarmi in un modo un po' più approfondito di quella che in realtà durante l'adolescenza era una passione, cioè questa, questa curiosità verso la presenza di altri esseri su altri mondi e anche sulla Terra. Nel nostro passato in particolare, avendo fatto studi classici, ho cominciato a interessarmi eh, della presenza di questi visitatori nel, nel nostro passato, in particolare nella letteratura classica, nella letteratura medievale latina, e lì già, già in quegli anni ho scoperto tantissime cose. Insomma, che, che, quella, che quello di cui parliamo oggi, che ci sembra un fenomeno così moderno, così contemporaneo. In realtà non lo era affatto, non lo è affatto, è un fenomeno antico, antichissimo, che ha da sempre accompagnato la storia della, della nostra civiltà. So che voi avete ospitato Marobigliino, insomma siete amici, ecco lui è uno dei tanti ricercatori insieme a Enrico Baccarini, ma ho citato due nomi, quindi dire, contemporanei, ma ne potrei fare tantissimi altri, che in qualche modo stanno rimappando, no? se vogliamo usare questo termine, quella che è la nostra storia, quella che tutti noi abbiamo conosciuto come storia e che eh, insomma cominciamo a capire che deve essere riscritta da tutti i punti di vista, da qualunque... E parte del globo ci volgiamo dall'india al medio oriente al sud america ci accorgiamo che effettivamente la storia che ci hanno raccontato non è quella che, che in qualche modo rispecchia l'evidenza storica archeologica e letteraria ecco io in qualche modo mi sono interessato diciamo della parte più letteraria medievale e anche lì in questa letteratura medievale che nessuno conosce purtroppo perché ci sono dei, dei capolavori inestimabili e in realtà ci sono anche tantissime e attestazioni eh, anche molto esplicite di fenomeni e, e incontri con esseri che secondo me non sono poi tanto, tanto terrestri. Ecco, ho iniziato così questa mia eh, ricerca che poi si è evoluta naturalmente come è giusto che sia ogni ricerca e ho cominciato a interessarmi eh, degli aspetti più propriamente spirituali ed evolutivi del fenomeno UFO, cioè al, a ciò che il fenomeno UFO poi produce nelle persone. Che in qualche modo vengono a contatto con esso. E... e quindi ho cominciato a interessarmi di contattismo, cioè al di là del singolo avvistamento che risponde alla domanda ci sono o non ci sono, ha cominciato a frullarmi un po' nella testa l'idea che dietro a questa cosa che chiamiamo UFO in realtà c'è qualcosa di più. Non c'è soltanto un fenomeno fisico, un fenomeno storico, un fenomeno archeologico, c'è qualcosa di più, c'è un fenomeno che impatta sulle vite delle persone che entrano in contatto con lui. E che le cambia radicalmente. E, e siccome un pochino ha cambiato anche la mia vita, appunto ho cominciato a interessarmi a, a questi aspetti un, pochino un po' più, um, più profondi del fenomeno, ecco, meno, meno materiali, un pochino più immateriali. E scusami, Ivan, colgo la palla al balzo. C'è qualche caso che hai studiato nel medioevo che hai citato che ti è rimasto più impresso, che ritieni più significativo? Beh, dal punto di vista fenomenico sicuramente sì, nel senso che al di là, se parliamo di attestazioni di avvistamenti, ce ne sono tantissimi, penso, diciamo, ai casi più eclatanti ci sono alcuni avvistamenti riportati nell'Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum di il Venerabile, in un monastero inglese nell'VIII secolo d.C., in pratica, eh, scusate, nel VI secolo d.C., delle suore avvistarono una luce intensa che, in piena notte scese dal cielo inondò di luce tutto il dormitorio eh, dei prati e delle monache illuminandolo come se fosse mezzogiorno dice la cronaca questa sfera si sposta da una parte all'altra eh, di, di questo monastero illuminando ogni luogo in cui si avvicinava a giorno e poi dopo un po' rischizzava in alto e se ne va ecco questo è uno dei casi più eclatanti perché coinvolge diversi testimoni eh, per lo più religiosi che guardano a questi, questi fenomeni in un modo molto Neutro, se vogliamo, cioè non attribuiscono a questi fenomeni una natura religiosa o, o mistica o altro, ma semplicemente riportano quello che hanno visto un po' come potremmo fare noi oggi. Anzi, forse in modo più oggettivo di quanto faremo noi oggi, che invece abbiamo, come dire, l'idea no? Del, è è dell più, o dell'ultimo, loro più, non ce l'avevano. Siamo quindi... più filtri, probabilmente anche dovuti dovuto dovuti sì, ad altre cose. Paradossalmente siamo siamo più inquinati no? mentalmente rispetto al fenomeno loro erano, lo vedevano in modo più oggettivo perché non avevano la categoria dell'ufo o dell'extraterrestre e quindi quello che vedevano lo descrivevano per come lo vedevano poi ci sono tutti gli avvistamenti che fece lo stesso Carlo Magno Carlo Magno l'imperatore ha visto almeno per due volte e un oggetto volante non identificato una volta durante l'assedio di Sigisburgo con le sue truppe vide due oggetti che si fermarono sopra la città durante l'assedio che misero in fuga due oggetti discoidali che mesero in fuga l'esercito le dei Sassoni che premeva le porte della, della città e quindi liberando in qualche modo la, la situazione, eh, l'esercito di Carlo Magno dall'assedio. Un'altra volta uh, vide un oggetto volante molto basso radente sopra la sua testa che fece imbizzarrire il suo cavallo e lo disarcionò eh, sbattendolo a circa 10 metri di distanza per terra, quindi una scena molto comica, però in realtà... Che non e era così dalle cronache, assolutamente tant'è che poi lo stesso Carlo Magno eh, noi diciamo vabbè ma potrebbe aver visto un meteorite ma innanzitutto un meteorite non, non fa imbizzarrire un cavallo al punto da, da disarcionare il suo cavaliere per 10 metri e poi ci sono altre storie che eh, addirittura costrinsero lo stesso imperatore a emanare degli editti quelli che nel medioevo venivano chiamati cioè c'erano proprio degli editti imperiali eh, in uno di questi editti, Carlo Magno dava, es, faceva esplicito riferimento ad, una, uh, ad un mito che nel Medioevo circolava, soprattutto nel, nel Medioevo francese e germanico, che era quello dei tempestari, che erano questi esseri dell'aria che venivano da un paese chiamato Magonia, citato anche da Jacques Vallet in un famoso libro, sì, Passport Magonia. Sì. Eh, esattamente. E, e nel Medioevo la gente credeva che esistessero questi esseri chiamati tempestari. Che perché, perché producevano le tempeste e, guarda caso, distruggevano i campi di grano non a caso di tutta Europa. Chissà in quale modo, chissà, magari facevano dei cerchi nel grano antelittera Ma in ogni caso, distruggevano le messi e le, e le coltivazioni. E viaggiavano a bordo di queste navi volanti. Le chiamavano proprio naves volantes, un po' come oggi noi chiamiamo oggetti volanti non identificati. Questi naves volantes che volavano per l'Europa, distruggevano le messi, e talvolta questi. Rapivano, prendevano delle persone, degli uomini e delle donne, le portavano a bordo delle loro navi in un modo assolutamente pacifico, cioè facendogli vedere la loro tecnologia, il loro, il loro mondo, e poi li riportavano a terra affinché raccontassero alle persone quello che avevano visto. Ecco, tutto questo che noi sembra fantascienza, in realtà è testimoniato in un testo assolutamente documentato, che è il Liber De Grandi Nettonitris di eh, Agobardo, che era un vescovo di Lione e a Gobardo appunto testimonia addirittura che un giorno a Lione tre uomini e una donna arrivarono a Lione dicendo di essere stati rapiti e portati in cielo dai tempestari gli avevano fatto vedere le loro, le loro meraviglie e poi le avevano riportati a terra affinché loro raccontassero ai loro concittadini quello che avevano visto ecco a Gobardo racconta tutto questo perché per, non per confermare l'ipotesi del, della presenza di questi tempestari ma da buon religioso per smentire e quindi screditare Soltanto che per screditare questa, che lui considerava un'eresia, di fatto ce la riporta e quindi ce la racconta. Poi tanto eresia non era perché, ripeto, lo stesso Carlo Magno a un certo punto fu costretto, tale era la, la presenza di queste voci su questi tempestari e le testimonianze delle persone che li vedevano, fu costretto a emanare un, un capitolare in cui diceva, combinava pene gravissime e severe a chiunque avesse parlato della presenza di questi tempestari. Quindi immaginiamo una situazione in cui la più alta autorità politica dell'epoca, Carlo Magno poteva essere equiparato a un presidente degli Stati Uniti sì. per potere, no? per potenza, per potere politico e anche, anche militare. L'Europa era al centro del mondo all'epoca. Era la un mondo per la È Un imperatore che dichiara pubblicamente che non bisogna credere all'esistenza dei tempestari, è un po' come se oggi Trump, o Obama o chi per lui dicesse, o Putin dicesse non dovete credere all'esistenza degli UFO ma se gli UFO non esistono perché dici che non ci dobbiamo credere no? Non credo che certo, eman... molto, molto senso. la non esistenza degli asini che volano è evidente che se non vuoi che la gente creda in qualche cosa forse un motivo c'è allo stesso tempo eh, oltre alla più alta figura politica dell'epoca una delle più alte figure religiose dell'epoca che era appunto a Gobardo, fa la stessa operazione su un piano religioso condannando come resia credenza nei tempestari ecco Adesso ho fatto soltanto appunto questo esempio perché è molto interessante, perché coinvolge appunto eh, personaggi di un certo livello, però ecco il Medioevo è pieno di queste storie anche, anche molto più interessanti e ci raccontano, ci danno un po' eh, come dire uno, un, uno squarcio su quello che era anche la percezione che la gente aveva di questi, di questi fenomeni. È curioso e questo è una cosa che io dico sempre in parecchie conferenze come il potere... Sia religioso che politico si è sempre, come dire, eh, speso per condannare questi fenomeni in modo negativo oppure per dire che non esistono. Al contrario, c'è sempre stata una conoscenza un po' più sotterranea, più esoterica, se vogliamo chiamarla così, che invece ha sempre cercato di eh, dimostrare che questi fenomeni e questi esseri avevano una natura fondamentalmente positiva. L'episodio che ho citato del Liber De Grandi Nettonitis di Agobardo viene, guarda caso, poi ripreso dall'opera Le Comte du Gabali di Mofonco de Villar, che è un testo esoterico molto interessante, che parla degli esseri elementali, scritto, pubblicato nel 1600. Ecco, questi esseri elementali sono esseri che vivono nei vari regni, dell'aria, dell'acqua, del fuoco, no? In termini esoterici, però in realtà non è mm. pubblicato. E tra questi esseri elementali c'erano i Silfi. I Silfi erano esseri dell'aria. Esseri dell'aria che vivevano nell'aria e nei cieli. E eh, Mofonco dei Viar, in questo trattatello che si chiama Le Comte du Gabalin, trattatello, ripeto, dai, dalle varie letture, però di fatto riporta l'episodio di, eh, di, di Agobardo, raccontato da Agobardo, e aggiunge che di fatto questi esseri non erano negativi, ma anzi, eh, rapendo le persone e portandole a bordo con loro, cercavano di convincere i potenti e i sapienti, quindi da un lato il potere politico, dall'altro il potere religioso. In realtà loro non volevano fare, non avevano nessuna intenzione negativa nei confronti degli uomini, ma volevano semplicemente come dire, mostrare la loro, la loro, le loro intenzioni pacifiche. Quindi è molto c'è cioè una letteratura che è vastissima, cioè vasta, potremmo, sì, Non ne ho a conoscenza personalmente. Ma sono dei testi che, in realtà, di cui purtroppo gli ufologi si occupano poco. No? Gli ufologi, spesso, si occupano de, 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 della foto, dell'avvistamento, ma in realtà ci sono dei testi. Ehm, antichi che parlano di questi incontri, di questi avvistamenti, estremamente interessanti, e che guarda caso poi fanno scopa con, con i racconti delle persone che eh, di racconti contemporanei di avvistamenti, di incontri, di, di, anche di rapimenti. Non so se sapete, adesso non voglio, magari no, no, no. ti ascoltiamo molto, Anzi, volentieri. molto volentieri, però ecco, immagino che sia insomma che le, le persone che ci ascoltano siano interessate anche a questo. Ci sono per esempio sul fronte dei cosiddetti rapimenti alieni, no? di gente che è stata portata via in un altro posto improvvisamente. Ci sono delle, dei racconti che risalgono anche qui alla notte dei tempi. Ne cito semplicemente un paio che sono interessanti. Uno è, è testimoniato da un, anche qui da un prete. Questo invece non è come un prete come Agobardo che cerca di nascondere, ma è un prete che cerca la verità. È un prete scozzese che si chiama Robert Kirk. <coughs> Che nel 1600 dà alle stampe, o meglio tenta di dare alle stampe, perché poi improvvisamente, dopo aver pubblicato questo suo libro, sparisce nel nulla. E questo libro si chiama The Secret Commonwealth, cioè Il regno segreto dei fauni, degli elfi e delle fate. e Lui, in questo libro, racconta le esperienze di tutti i suoi compaesani, cioè di tutte le persone che lui era riuscito a intervistare. Lui era un, erano, scusate, era un piccolo prete di campagna. Di Aberfoyle nel centro della Scozia, quindi immaginate, non era una figura politica di altro allievo. Lui si interessa al tema delle fate e di come questi esseri, che noi oggi ce li immaginiamo, no? carini con le alucce, insomma simpatici, quasi da cartone animato, in realtà nella, nel folklore celtico le fate sono esseri un po' malignetti che rapiscono le persone, che le portano nel mondo delle fate. Addirittura spesso, quando le rapiscono, mettono al posto della persona rapita un clone per non far mh, accorgere alla famiglia che la persona è stata prelevata. È un clone che si comporta esattamente come la persona che è stata portata via. Tipo poi fanno lo come scambio. Tipo, quando... il film, ah, come tipo il film L'invasione degli ultracorpi, praticamente. Scusami. Tipo il film L'invasione degli ultracorpi, praticamente, che venivano sostituiti. Qualcosa del genere, soltanto che questo viene raccontato nel 1600. E insomma, questo prete perché si interessa di queste storie? Perché lui dice che da piccolo era stato rapito dalle fate e, e tale fu l'esperienza uh, scioccante che visse che poi da grande ha voluto. Approfondire l'argomento e dimostrare che effettivamente queste cose non sono cose del folklore, come la religione cattolica ha sempre cercato di dimostrare no? Ma che invece erano esseri veri, esistevano veramente, le persone le incontravano e lui prende, va in giro a raccogliere testimonianze da, da parte di tutta la gente che incontrava e che diceva di aver visto le fate e alla fine riesce, stila di fatto un, un decalogo di. di di caratteristiche e che... cose che vengono raccontate dalle persone, per esempio, dice che le persone che venivano rapite eh, venivano portate in posti dove le luci bruciavano ininterrottamente senza bisogno di fuoco, di lampade, quindi sembrerebbero luci quasi artificiali, dove le porte si aprono da sole, dove sostanzialmente eh, questi esseri, appunto, mh, ti portano in questi posti dove ci sono delle meraviglie che, appunto, la gente non sono conformi come dire all'immaginario all collettivo di un, di un uomo dell'epoca oltretutto eh, racconta sempre questo Robert Cook che queste fate in realtà appartengano a una razza che è antica quanto l'uomo che anzi prima dell'uomo abitava la terra che sono molto intelligenti che comunicano con l'uomo attraverso la telepatia C'è cioè un punto dell'opera dell in cui sostanzialmente lui dice che quando una fata ti si avvicina tu, e, e, e comincia a parlarti tu non senti la sua voce tu senti un sibilo che però si traduce improvvisamente nella tua testa, nella voce e nella lingua tua quindi sostanzialmente una forma di telepatia. Tutto questo raccontato da un prete del 1600. E insomma, quest'opera la potete tranquillamente leggere perché esiste una versione italiana curata. credo da... i riferimenti. Per, per Ci prendere. sono un paio di edizioni. Una è curata da Delfi e l'altra se non ricordo male, da, da, da Sellerio. però non, non vorrei sbagliarmi. Ma insomma, su internet la trovate facilmente. L'altra testimonianza, anche qui molto interessante, ci viene addirittura, è una cosa che ho scoperto da poco. È un caso di cui mi sono occupato veramente recentemente. È un caso di rapimento avvenuto in Svezia nel 1700, nel 17, alla fine del XVII secolo. Siamo in Svezia, in un, anche qui, in un piccolo paesino sperduto della campagna a, est di, scusate, a ovest di Uppsala, quindi diciamo nella bassa Svezia. Che succede? Che un ragazzo di nome Jacob, di 22 anni, esce una, una domenica sera per andare a fare delle commissioni per conto della famiglia, attraversa un lago, nel momento in cui torna indietro da questo piccolo viaggio, scende dalla barca, non appena scende dalla barca e mette piede per terra, improvvisamente tutto intorno a lui svanisce. Lui si ritrova in un lungo corridoio luminoso, lo attraversa, alla fine di questo corridoio si ritrova in una stanza pieno di omini piccoli che corrono intorno a lui questi omini lo invitano a restare con lui a pranzare a mangiare con lui lui dice no io voglio tornare a casa non voglio stare con voi a un certo punto arriva una signora alta molto bella di, di bel aspetto bionda che lo invita anche lui anche lei a stare a restare un pochino prima di tornare a casa di, 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 gli offrono del cibo dell'acqua ma lui lo rifiuta Improvvisamente, dopo questo suo secondo rifiuto, lui si ritrova esattamente nel punto dove era sparito sulle rive di questo piccolo lago, vicino alla barca. Torna a casa pensando che fossero passate pochissime ore. In realtà, quando torna a casa, la famiglia era in apprensione perché lui scopre di essere stato via quattro giorni. Ah. Un missing time. Esattamente, questo qua nel 1700. E mh, il caso è ancora più interessante perché questa sua testimonianza. Ci è arrivata perché il prete del, eh, del piccolo paese eh, in cui lui abitava eh, volle trascrivere e registrare questa sua testimonianza dalla sua viva voce da, in, davanti ai genitori sul registro parrocchiale. Quindi, noi oggi abbiamo un registro parrocchiale che si trova ad Uppsala, quindi nella biblioteca di Uppsala, che oggi raccoglie tutti i registri parrocchiali delle piccole contee che stanno a, intorno a questa, grande, a questa grande città universitaria. E se voi andate sul sito della biblioteca di Uppsala, vi registrate e cercate il registro. Io poi, se andate sul mio sito, ci sono dei riferimenti. C'è un articolo che ho scritto proprio su questo, su questo caso. Trovate esattamente la testimonianza scritta di pugno dal, da, questo, da questo parroco che annota parola per parola la testimonianza del giovane davanti ai genitori, chiude la testimonianza dicendo che. Notando che il ragazzo, nel momento in cui fu ritrovato, non mostrava alcun segno di affaticamento, di fame o di sete, pur essendo stato via quattro giorni. Lui era convinto di essere stato via soltanto pochissime ore. E oltretutto, l'unica cosa che il prete dice è che quando tornò aveva un malore che durò: credo un mal di testa, o forse qualche altro malore, che durò per qualche giorno, ma poi col tempo svanì. Ora, noi non sappiamo se questo ragazzo. Ha vissuto altre esperienze prima o dopo questa che fu registrata dal, par dal parroco però è eccezionale perché è una testimonianza storica documentata effettivamente di un missing time cioè di una persona che è sparita per qua sembra veramente la storia di travis walton, di travis eh? walton esatto esattamente Era la storia di travis walton e anche il racconto che fa il ragazzo questi piccoli omini bassi che vedeva intorno a lui questa donna molto alta anche qui corrisponde in a molto un, infatti, tre, una nordica, un nordico, in un nordico insieme ai grigi. Sì. E... e solo che questa è una storia che ci arriva dal, dal XVII secolo, quindi diciamo che possiamo escludere qualunque contaminazione. Ah, tra l'altro poi il prede quando poi chiude la nota del registro dice, guardate che questo ragazzo è un ragazzo totalmente sano di mente, molto devoto, che è molto gentile con tutti. quindi ci tiene a dire che in realtà questo ragazzo non era pazzo ma semplicemente ha vissuto un'esperienza che nessuno sapeva spiegarsi. È registrato il nome del ragazzo in questa cronaca? Ja sì assolutamente ja si chiama Jacob, Jacob Jacobson, Jacob sì, figlio sì, di Jacob, sì. Sì. Anche, anche il nome del anche il nome del prete adesso non lo ricordo però se voi andate sul mio sito trovate anche la scansione delle pagine di questo di questo registro che poi è un registro parrocchiale in cui vengono sostanzialmente annotate date di nascita, di morte, matrimonio, Classico, cioè cose che queste certo. in mezzo a questa quotidianità mh, e, e di, banalità, insomma, di, di quotidianità. Lui c'è questa, questa nota su due pagine in cui viene raccontato questo fatto. Che immagino all'epoca per molti eh, risultò incredibile, fantastico, certo. al limite dell'assurdo. però fu vero, ecco. Ho citato due casi, però, come vedete, basta andare un attimino a scartabellare nel tra le cronache del passato e si trovano documenti mh, che, che poi uno può dire vabbè ma ha vissuto questo o quello però il documento c'è ecco è importante anche sostanziare. poi sempre quello che si il fa il valore della testimonianza umana alla fine quello, questo è quello che resta sì, io ho il sospetto che sì, non accadano per caso io ho il sospetto che quel ragazzo quantomeno altre volte sia stato abbia vissuto esperienze simili perché Difficilmente succedono queste cose e poi non succedono più. Queste cose succedono perché c'è un, un vissuto, c'è un vissuto personale. D'altra parte, a lui non fu fatto alcun male. Insomma, il il, poi il ricordo del ragazzo probabilmente non corrisponde ai quattro giorni che lui effettivamente ha trascorso via, eh, quello che lui ricorda, gli omini e la donna, probabilmente sono il condensato di, di un'esperienza chiaramente più lunga e più complessa che lui magari riduce. A pochi minuti però probabilmente lui ha vissuto un'esperienza molto più, Intensa, molto più... E lunga. Sì, assolutamente, io, eh, mi era nata una domanda, diciamo, dato il periodo, ecco, una, una curiosità più che altro. Eh, per quanto riguarda eh, la comparsa per esempio della peste, ultimamente eh, pare che stia prendendo sempre più campo la teoria che eh, questa malattia eh, provenisse, diciamo, dallo spazio. Mm. Sembra che ci siano alcune cronache, ora devo dire la verità non mi ricordo bene le, le, la fonte, però si parla di più cronache che ehm, diciamo, affermano che poco prima dell'avvento della peste in una città eh, si fosse visto in cielo sì, diciamo, sì, una, una meteora o degli, degli avvistamenti, avvistamenti. Sì, mh, riconducibile o una meteora o effettivamente forse a oh, un UFO. Eh, non so se magari nel tuo, nella tua ricerca hai avuto modo di eh, vedere un qualcosa di simile ecco. ma sicuramente, sicuramente eh, diciamo, la tendenza ad attribuire le, la causa delle calamità naturali eh, a una fonte a un qualcosa di soprannaturale fa parte proprio della cultura umana no? prima, del, prima del positivismo prima dell'illuminismo questa tendenza pure, a scaricare la responsabilità di una di un evento, di una guerra, di una malattia o di qualunque altro su qualcun altro era una cosa normalissima. Ripeto, il discorso che facevo di Agobardo è anche qui è sintomatico, cioè eh, il, eh, il popolo istigato dal potere politico e religioso era convinto che questi tempestari venissero per distruggere i campi di grano e che quindi venissero per recare un danno alle persone, ma in realtà poi nella, nella prova dei fatti chiunque veniva preso e prelevato a bordo non, non gli veniva tolto un capello, insomma in realtà era semplicemente... Un'esperienza assolutamente positiva che però qualcuno cercava di negativizzare in qualche modo un po' come succede pure oggi cioè è incredibile come trovare una corrispondenza così, così stretta tra l'atteggiamento dei poteri eh, rispetto a questa realtà tra ieri e oggi cioè in realtà fanno la stessa cosa negativizzano un fenomeno che in realtà non è assolutamente negativo la paura Poi, di, di perdere il potere fondamentalmente la paura di perdere il potere la paura di come dire di perdere il controllo no? sulle masse su quello che le masse pensano e sulle, su quello che le masse credono e, visto che stiamo in ambito storico cito per esempio quel caso di quel, di quel cerchio nel grano eh, apparso su quel pamphlet del 1678 il famoso moving devil il diavoletto meditore ecco quello è un caso in cui sostanzialmente un evento probabilmente un cerchio nel grano perché è avvenuto nelle stesse, ne, nello stesso periodo nella stessa zona in cui compaiono ancora oggi cioè la, bassa, la zona di Stonehenge no? nell'Erthoshire esattamente lì si vede un diavoletto che miete il grano ma è chiaro che non è il diavoletto che miete il grano però si attribuisce al diavoletto un evento soprannaturale eh, è chiaro che se poi invece andiamo a vedere la testimonianza di Rand Capron, che era un naturalista inglese del 1880 lui su Nature in tutta altra epoca racconta della comparsa di un cerchio nel grano, sempre nello stesso posto, negli stessi luoghi, su una rivista scientifica, con una descrizione molto più scientifica di quella che viene fatta nel Moving Devil, però in realtà lì lui si interroga su cause fondamentalmente naturali, pur non trovando una spiegazione alla comparsa di vari cerchi nel campo di grano di questo suo amico che lui era andato a trovare. Quindi mh, credo che il discorso della peste sia forse più un problema di tentativo di attribuire a... Più oggi che ieri a un fenomeno extra, a qualcosa di invece molto più umano. Ormai ci andiamo a briglia sciolta, mi viene no, in vabbè, mente sì, sì, questa... eh, Ma È, è quest... più bello così sì, però, sì, sì, è, vero, e... è più una chiacchierata. Sì, certo. I cerchi nel grano, c'è questa particolarità del fatto che compaiano sempre in quella stessa zona. È un mm -hmm. qualche cosa legato probabilmente a... A zone energetiche probabilmente a noi sconosciute. Beh, sicuramente lì passano delle, delle linee eh, particolari, li, le famose ley lines terrestri no? esattamente di cui si parla tanto. Ma quello mi sembra evidente anche perché se voi pensate che lì oltre ai cerchi nel grano ci sono dei reperti megalitici chiaramente simbolici. Voglio dire, Stonehenge. Stonehenge, certo. Stonehenge, che cos'è? Stonehenge, che cos'è se non un cerchio fatto nel grano ma con la pietra e gli altri siti megalitici che sono in quella stessa zona dimostrano che l'uomo da sempre ha avuto la, la percezione che in quel punto c'è qualcosa ci sono delle energie particolari ma guardate che se vedete che tutte le più grandi santuari le più grandi chiese in tutta Europa sono tutte sono, costruite sono in determinati posti esattamente ma dai tempi di, di prima di Roma No? Sì, Qui vicino sì. c'è Alatri, che è una zona in cui recentemente è stata... Ci sono delle mura megalitiche che sono le stesse che trovate in certo. Sud America a Cusco. Si, sì, 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 sono uguali. Esattamente. E guarda caso, in cima a queste mura c'è un oggi, c'è un... un santuario cattolico che a sua volta era nato su un santuario romano che a sua volta era nato su un santuario. di praticamente, che si è costruito sempre di sopra praticamente come Balbec, certo. assolutamente. Quindi ci sono dei luoghi energetici nel, nel pianeta dove vengono da sempre costruite delle, delle strutture eh, che canalizzano energia spirituale, energia psichica. Poi che lo si faccia per un motivo o per l'altro, però insomma è chiaro che c'è una conoscenza di queste cose che non è nota ai più, ma che comunque esiste, a chi è certo. esiste assolutamente. certo sì. Poi eh, non è detto quali... che. Ma non È detto che i destinatari dei cerchi del grano siamo noi. Eh? Cioè noi diamo per scontato che qualcuno voglia comunicare con noi, ma mica è detto che siamo noi. Cioè non ci siamo soltanto noi su questo pianeta. Potrebbero essere delle comunicazioni rivolte a qualcun altro, in codice a qualcun altro. Sì, è un po' presuntuoso pensare che qualunque cosa succeda su questo pianeta Vabbè, sia destinata a destinato. È un altro modo di pensare, ovviamente, che fa sì che tutto sia giri attorno all'uomo, ovviamente. Questo, questo è, questa è uno dei primi la prima fonte dei mali dell'uomo: esatto. quello che gira a noi. in realtà, tutto ciò che gira intorno a noi è morte. In realtà, perché ha questa capacità di distruzione. Abbiamo questa. Io faccio sempre una battuta: adesso non voglio citare biglino altri, però, in qualche modo, io credo che la nostra la, la prima dimostrazione dell'esistenza degli extraterrestri siamo noi. Perché se ci pensate siamo l'unico essere sì. di questo pianeta che non rispetta le regole di questo pianeta, siamo proprio noi stessi alieni. Perché qualunque altra forma di vita su questo pianeta vive in armonia col pianeta, lo rispetta e segue le sue regole. Sembriamo veramente degli intrusi, Ivan, nel vero senso della parola, sì, esattamente. Cioè noi non siamo gli unici esseri che non rispettano, che sembrano totalmente in disarmonia con, uh, con quello con, con il creato. il sistema, certo, quindi questo vuol dire che forse siamo. C'è una parte di noi che è stata in qualche modo alterata al punto da renderci eh, così come siamo, in qualche modo no? non molto in linea con... Poi è chiaro, gran parte dei nostri problemi ce li creiamo da soli, sarebbe sciocco attribuirli a un marchio diciamo, genetico, perché poi siamo noi che facciamo delle scelte e scegliamo di farlo o di non farlo. Però è evidente che non siamo proprio il frutto di un'evoluzione naturale, perché se fossimo il frutto di un'evoluzione naturale vivremmo in modo naturale. Come fanno le scimmie, come fanno gli scoiattoli, come fanno i cani, come fanno le, le formiche, le api. Noi non lo facciamo perché abbiamo scelto di non farlo. E perché non abbiamo. forse qui originari proprio. Eh, sì, probabilmente sì. <ride> Quindi noi forse Paradossalmente cerchiamo l'esistenza extraterrestre su altri pianeti, ma in realtà ce l'abbiamo sotto il naso. Basta guardarci allo specchio e abbiamo la dimostrazione che esistono gli extraterrestri, perché in parte lo siamo anche noi. Questa, questa è una. È ovviamente è una chiave di lettura interessantissima. Molto interessante, sì. Io eh, volevo farci un'altra domanda. Eh, attualmente, per esempio, eh, qual è diciamo, un caso su cui stai indagando? Adesso non, non sto, sto leggendo, sto studiando. <ride> no, rido perché. So, sto studiando il, eh, alcune figure della mistica cristiana, cioè, mi dice: Ma che c'entra con gli UV? Poco fa c'è stato un profilo di un quanto... amico che si occupa appunto di queste cose. C'entra molto più così. di quanto in realtà uno pensa? No, so, sto leggendo il Le Miroir de Simple Sam di, di Marguerite Poret, che era una, una donna che, visto che è passato poco l'8 marzo. È una donna straordinaria, che, una beghina, cioè una donna che viveva, aveva scelto una vita spirituale isolata rispetto a, alla vita mondana ma anche rispetto alla vita ecclesiastica e che fu arza viva nel 1310 e, a Place de Grève a Parigi per aver scritto un libro che era appunto lo specchio delle anime semplici in cui, che conteneva delle verità spirituali che erano decisamente incompatibili con... Con, eh, con quello che il potere ecclesiastico, ma anche politico, eh, ha, sempre, ha sempre contrastato, cioè l'idea appunto dell'unità, del, de, della morte dell'io, della morte del, del, per una spiritualità appunto una più pura, più unita a, al, proprio, al proprio io più profondo, al concetto che tutto è uno. No? Fondamentalmente la via mistica, la via spirituale, ha sempre puntato a questo, cioè l'idea che. In realtà non esiste nessun tipo di dualità né a livello teologico né a livello materiale. Siamo tutti uno, siamo tutti correlati. No? Lo dice oggi lo riscopriamo un po' con la fisica quantistica, ma in realtà è una conoscenza che ha attraversato da sempre tutta la, la storia della cultura umana e, è passata attraverso il cristianesimo in modo silente spesso contrastato, è finita nel, nei movimenti esoterici nei rinascimentali, è arrivata a, Giordano, tramite, a noi tramite Giordano Bruno e tanti altri a Hegel. Tante altre persone, insomma, quindi mh, penso per esempio a Simone Weil, no? anche lì una grande, una grande donna, un intellettuale che si occupa di questi, di questi argomenti. Quindi in realtà, ecco, mi sto occupando di questo in questo momento perché penso che sia un modo, come dire, eh, laterale o comunque tangente, che però tocca dei temi che riguardano anche il contattismo. Perché se poi vai a vedere il messaggio extraterrestre. Nel messaggio extraterrestre non è un messaggio di tipo tecnologico o politico o spirituale even, alla fine. Il messaggio extraterrestre è un messaggio spirituale e chi non capisce questo non ha capito un tubo. Cioè, tu puoi anche aver studiato gli UFO per 100 anni, aver scritto 50.000 libri, e reputarti il più grande ricercatore del mondo, ma se non hai capito questo, cioè che dietro al fenomeno UFO c'è un messaggio molto semplice e di natura spirituale non hai capito un tubo mi <ride> cioè, <ride> sì. dispiace mi dispiace ma hai perso il tuo tempo ecco, ecco perché a un certo punto quando, quando io ho, ho capito questo ho capito che eh, forse dovremmo smettere di parlare di ufo e dovremmo cominciare a parlare di quello di cui gli ufo parlano no? perché gli ufo ci parlano di qualcosa mentre noi continuiamo a parlare di loro è un po' un dialogo tra sordi e ciechi cioè, noi cerchiamo gli ufo e quando li troviamo, loro ci parlano di noi, di quello che siamo, di quello che dovremmo essere. Forse non glielo noi... vogliamo sentir dire probabilmente. Sì, sicuramente ci fa comodo non sentirci <ride> no. dire certe cose. Però ecco, una delle colpe, secondo me, del, della ricerca ufologica, ma non solo italiana, un po' ovunque, è quella di continuare a parlare di UFO. Io credo che non do dovremmo smettere di parlare di UFO. È un paradosso. Cioè, ma come l'ufologia dovrebbe parlare di UFO? No, l'ufologia dovrebbe smettere di parlare di UFO. E dovrebbe parlare di quello di cui gli ufo parlano, che è altra cosa. Quindi dovrebbe fare questo salto evolutivo che non riesce a fare un po' per comodità. Perché finché si parla di ufo, eh, in qualche modo, secondo me, tu tieni viva un'immagine che è quella del ricercatore ufologico e l'esperto in qualche modo. Ma se tu smetti di parlare di quello, ti accorgi che in realtà. Gli extraterrestri ci parlano di altro, ci parlano del nostro futuro del nostro presente, di, di quello che noi siamo sia dentro individualmente che come umanità. Ecco, se non riusciamo a parlare di questo e a tradurre questo discorso sul un messaggio non viene perdiamo il dire. messaggio perdiamo un'occasione, perché poi parliamoci chiaro: questa gente non è mica qui perché non c'è niente da fare. Questa eh? gente sta qui per darti dei messaggi perché crede almeno una parte di loro probabilmente perché credono che questi messaggi possano aiutarci a fare un cambiamento necessario se noi non facciamo quel cambiamento e continuiamo a giocare e a giocare a fare gli ufologi a giocare a fare i, i, come dire, i ricercatori tra virgolette ma di che cosa cioè che cosa stiamo cercando non c'è niente da cercare in realtà la verità è sotto i nostri occhi perché è una verità spirituale che non, non, non servono gli extraterrestri per dirci che dobbiamo vivere in modo più armonico con il pianeta, dobbiamo vivere in modo più armonico tra di noi. Ce l'hanno detto i più grandi eh, profeti, i più grandi filosofi, i più grandi mistici, i più, le più grandi figure spirituali che abbiamo avuto su questo pianeta, hanno sempre detto queste cose qui e noi le abbiamo sempre ignorati. E che facciamo? Cerchiamo gli extraterrestri. E quando li abbiamo trovati questi ci dicono esattamente quello che ci hanno sempre detto gli, i grandi profeti e i grandi maestri spirituali. E noi che facciamo a quel punto? Continuiamo a parlare di UFO. Esatto. ci Siamo attaccati all'argomento eh, praticamente. C'è una stupidità di fondo nel, nel nostro approccio al problema che è veramente... però fa comodo, fa comodo perché finché parli di UFO c'è l'ufologo. Quando, quando tu poi non parli più di UFO ma parli di altri argomenti, l'ufologo che fa? Sparisce, non c'è più... Perché non c'è più, più bisogno. Ma non ce n'è mai stato bisogno, secondo me. E... Allora, perdonami, ma come mai? Allora parlare per enigmi diciamo dal punto di vista loro ecco voglio dire perché non, non essere chiari e magari eh, farci presente effettivamente E soprattutto qual è il problema eh, voglio agganciarsi dire agganciarsi a tutto ciò con il tuo parere eh, un caso amicizia io... che è stato in ogni caso un, almeno in italia un caso abbastanza eh, studiato forse non abbastanza però molto eclatante la domanda di alfonso è, è giusta mi viene posta spesso dice ma perché se se questo è questo, perché non ce lo dicono chiaramente? Ma la mia parola contro... a tal proposito è molto eloquente. Comunque, Io eh, non so, so se che hai visto, ma rispondere... mi è piaciuto molto. No, no, anche a me so che è brutto rispondere una domanda con un'altra domanda, però io risponderei: Ma hai bisogno che te lo dico un extraterrestre? Che devi rispettare la tua casa, il tuo pianeta o il tuo prossimo? cioè, stiamo veramente al punto in cui abbiamo bisogno che arrivi qualcuno da, da 400 anni luce per dirci quello che dovremmo già sapere. Che sanno tutti gli esseri viventi su questo pianeta, tranne noi? Perché se è così, eh, stiamo messi. Il nostro problema non sono gli extraterrestri. Siamo noi. <ride> no, perché se abbiamo bisogno di un extraterrestre per dirci che il pianeta va rispettato, eh, allora io penso che abbiamo un grosso problema, ma molto grosso, che non sono gli extraterrestri. E, e io credo che loro siano persone responsabili e abbiano capito benissimo qual è il nostro problema. Il nostro problema è che viviamo in un modo totalmente disconnesso da tutto. Viviamo in modo disconnesso con l'ambiente che ci circonda, viviamo in modo disconnessi con le persone che ci circondano, disconnessi con gli altri esseri viventi, disconnessi pure con noi stessi. Cioè, il problema dell'uomo fondamentalmente è la disconnessione totale, perché nel momento in cui tu recuperi la connessione, come dicevano gli indiani d'America, no? Cioè, ma se tu ti senti in collegamento con tutto, ma tu hai risolto il 99% dei tuoi problemi, perché nel momento in cui ti senti in collegamento con l'albero tu non lo abbatti, se ti senti in collegamento con l'ambiente non lo inquini perché se inquini l'ambiente inquini te stesso, se invece ritieni che tu e l'ambiente siete due cose separate tu lo, lo inquini perché tanto che te ne frega, tu sei una cosa e l'ambiente è un altro, però è una, è una, è una forma di, di, di vita questa, di, di, di modo di vivere che assolutamente è suicida perché... Eh... Ignori quella che è la realtà fondamentale dell'universo, cioè che c'è una connessione fondamentale tra tutte le cose. Questa è l'unica verità che noi dobbiamo capire. E l'unica cosa che dobbiamo tradurre poi in azioni concrete per cambiare il pianeta. Se non facciamo questo, io cioè, non lo so. Penso che sia proprio stupido continuare a parlare di extraterrestri. Non... Sento a volte delle conferenze in cui c'è gente che discute della, di come sono fatte le astronavi, di quinta dimensione, ottava dimensione, gente che. che... Aspetta il ritorno di cristi cosmici. Io dico, io dico: sì, può darsi che sia tutto vero, non, non lo so. Non, ma francamente, mi sembra assurdo parlare di quinta dimensione quando non riusciamo neanche a vivere in questa. Mi sembra assurdo parlare di contatti con altre forme di vita o di altri pianeti se non riusciamo neanche ad andare d'accordo col vicino di casa. Assolutamente. E complimenti per il mandalo alle tue spalle, che, ah. che appunto ah, si adatta questo... benissimo a quello che stai dicendo. No, no, ma è così. Cioè, è... So che è un discorso a volte vengo no, un po' rimproverato. Sembra banale, ma non è. Non, non, non sembra è... banale, ma non lo non è. lo è no. assolutamente. Quando ultimamente abbiamo avuto queste notizie su questa scoperta di questi pianeti, no? Io ho fatto un po', non voglio dire il bastian contrario, però ho detto: ma noi stiamo cercando di arrivare su altri pianeti, no? Eh, su Marte, sulla Luna, no? ma a fare che? A Camminare cioè, anche quelli no? No, a cercare però, materie prime lì sopra. Alla fine, l'unico problema è arrivarci, no? Ma nessuno si pone la domanda: ma a fare che? Perché se l'idea è vado lì a rifare quello che ho fatto qui, allora forse è meglio non andarci. No, Invece, pure non ho capito che... nulla. Non hai capito nulla: c'è cioè una frenesia, no? Una corsa a fare le cose senza chiedersi il perché eh, dobbiamo andare su Marte, ma perché? Eh, perché lì una... possiamo colonizzarlo, sì, ma perché? Perché se l'idea è. È perché così è una. Come dire, abbiamo un pianeta di backup. dico Scusate, ma fatemi capire. Spendiamo miliardi di dollari per cercare un pianeta di riserva quando sarebbe molto più semplice tenerci questo in un modo più pulito. Più pulito diciamo esatto, cioè, ma che senso ha? Cioè, io spendo soldi per distruggere questo, spendo soldi per cercarne un altro quando questo sarà distrutto, cioè, se questo è progresso. Allora voglio tornare al Medioevo. Sinceramente. <ride> Almeno si viveva in modo più armonico ecco, con l'ambiente, sicuramente. Ecco, io questi ragionamenti non li sento mai fare da, uh, dagli ufologi. Invece li vedo tutti proiettati verso un futuro alla Star Trek, senza che, senza che si rendano conto poi che in realtà c'è un progresso morale e civile dietro, anche dietro Star Trek, che loro hanno già dato per scontato, ma che non è scontato. Il discorso, non... Ivan, è che probabilmente il. Un progresso tecnologico avanzato si può sostenere soltanto giustamente come dicevi se si raggiunge un livello spirituale alto altrimenti ci si autodistrugge esatto, è esattamente pure qui il messaggio che in alcuni casi come il caso amicizia o altri veniva dato guardate che se voi non raggiungete un adeguato livello di coscienza a livello planetario qualunque progresso di tipo tecnologico che possiate sviluppare da soli o avere da noi o estorcere a noi in qualche modo sarà autodistruttivo. Sì. Perché la curva, la curva della tecnologia, se ce la immaginiamo come una parabola, no? la curva della tecnologia sale in un modo esponenziale. Perché ogni scoperta che io faccio mi porta a farne un'altra di livello superiore. Quindi la tecnologia cresce in, in situazioni di favorevoli, quindi di pace, di benessere, cresce in un modo esponenziale. Il problema è che invece l'evoluzione della coscienza o spirituale non ha lo stesso livello di crescita storicamente. Ha un livello che quando va bene è quasi piatto, cioè cresce un, di un per cento ogni 2000 anni. È chiaro che no, non è sostenibile un sistema in cui la tecnologia cresce così e disparità. la spiritualità cresce così. Non è sostenibile. Ecco perché secondo me loro non si fanno vedere o non, ha, non sono in qualche modo eh, favorevoli. A un contatto immediato, perché si rendono conto che noi rispetto a quella situazione lì faremo un po' come i bambini. Che cosa chiederemo noi? Chiederemo tecnologia per fare nuove guerre? E... Chiederemo te tecnologia per curare le nostre malattie ah, esatto, i vaccini contro il, le malattie più diffuse. Però sono convinto che se fai un sondaggio, la gente chiederebbe: sì, voglio una cura per i tumori perché voglio vivere 200 anni. <coughs> Ma perché vuoi vivere 200 anni? Perché? come vuoi vivere? Vuoi essere felice o vuoi solo durare di più? Perché pure qui no? Mera quantità, de... eh, mera quantità esatto, è il vivere meglio o il vivere più a lungo il problema cioè tutte queste domande non, non vengono fatte, l'importante è andare avanti buttare la palla avanti, scoprire nuove cose, fare nuove cose, l'importante è non stare fermi in qualche modo, ecco eh, ho un po' paura di, questa, di questo atteggiamento l'importante non... è non fermarsi perché sì, c'è qualcosa che... Sì, senza senso. Esatto Chiaro che non è che io oppongo un modello in cui siamo tutti fermi, il progresso si ferma, però dico che non ha senso fare un passo così grande se prima non hai valutato tutti gli impatti, perché andare su un altro pianeta ed esportare quello che c'è qui è una follia. Fermo restando che tu su quel pianeta potresti trovare qualcun altro che magari non è d'accordo, perché anche qui non è che qualunque cosa che noi vediamo nel cielo è nostra per definizione. La Luna, ma chi l'ha esatto. scritto che è nostra? E Uno chi l'ha detto che, che ci può andare solo? E non ci siamo mai più tornati. Ivan, cioè probabilmente. Ma, ci... ma guarda, non voglio entrare sì, nel esatto. discorso. Non è una un po di sì. No, no. Do per scontato che ci siamo andati. Do per scontato che domani potremmo mettere piede su Marte. Ma non è che su Marte ci puoi mettere piedi soltanto perché lo vedi. È un po' come l'idea, no? De... Degli americani, vedono le, le lande del. Le distese e le praterie dove vivono gli, gli indiani, siccome le vedo e me le posso prendere, me le prendo. Se poi questo significa uccidere 50 milioni di nativi americani non è un problema. Perché è mia. Tutto quello che vedo è mio. Questo è l'atteggiamento no, dell'uomo oggi. Tutto quello che vedo è mio. Siccome me lo posso prendere, me lo prendo. Che è una follia. È una follia, perché è, e poi crea, crea quello che vediamo fuori dalla finestra. No? Un mondo in cui qualunque cosa. Si fa perché si può fare, non perché è giusto farla? No? O, o è eticamente giusto farla. Si fa perché si può fare, è una, ecco, forse questo è un tratto genetico che abbiamo ripreso che, da, da qualcuno che sicuramente non è, non è di questo mondo. Perché nessun altro animale fa così, nessun altro essere vivente fa così. Tu, Solo noi. Tu credi che il caso amicizia, almeno per restare nel, in ambito italiano, sia. Il caso più eclatante non solo sotto questo punto di vista, ma anche in generale. Sì, anche se ci sono molte ombre su questo caso, quantomeno. È un caso che è uscito fuori non da tantissimo. So, che un... tu hai studiato. Hai studiato sì, bene. Io, studiato allora, io ho avuto la fortuna innanzitutto di incontrare di persona. Eh, molti dei testimoni ancora vivi che hanno fatto parte di questo caso, Gaspare De Lama di Girolamo a Roma. E altre persone che ancora non hanno voluto rivelare la propria, il proprio coinvolgimento, quindi ho conosciuto anche persone che, diciamo, sì, nel, nel, tra gli addetti lavori si sa chi sono, ma ufficialmente non si non sa. Perdonami, Ivan. No? Ma magari per chi non lo conoscesse, puoi fare veramente un brevissimo eh, preambolo su cosa era il caso amicizia, cosa fu il caso amicizia? Allora, il caso amicizia, in poche parole, è stato un caso di contatto di massa. Di massa vuol dire che di, uh, rispetto ai soliti casi di contatto in cui c'è il contattista singolo che ha contatti con una realtà extraterrestre, in questo caso ci troviamo di fronte a un contatto massivo in cui sono state coinvolte persone di vario livello, di varia estrazione sociale tra il 1956 e la fine degli anni 70. E sostanzialmente, in, praticamente in tutta Italia, diciamo che poi le zone in cui i fatti di, di amicizia si sono svolti sono Roma, Pescara e Milano. Grosso modo, poi, chiaro, ci sono state altre piccole isole, però fondamentalmente stiamo parlando di uno dei casi di contatto più documentati, innanzitutto perché abbiamo testimoni ancora vivi e questo non è poco. Abbiamo documentazioni fotografiche, documentazioni video, documentazioni audio, anche registrazioni audio con delle voci. Quindi abbiamo una documentazione. È quasi un caso perfetto, tra virgolette, se vogliamo, perché ha praticamente tutti gli elementi che ti permettono di, di, di darne una valutazione. È un caso molto complesso, perché, ripeto, ha coinvolto tantissime persone, quasi un centinaio, nell'arco di vent'anni, e quindi potete immaginare che persone che non tutte si conoscevano tra di loro. Quindi c'è chi ha vissuto un tipo di esperienza, c'è chi ne ha vissuto un'altra. quindi... Noi oggi del Caso Amicizia forse conosciamo il 10% di quello che è stato veramente il caso amicizia. Quindi dobbiamo partire dall'idea che ne conosciamo una minima parte e pian piano stanno uscendo fuori qualche testimone, qualcuno ha promesso di uscire fuori e raccontare. Fondamentalmente stiamo parlando di un caso in cui alcuni alieni di forma assolutamente umana, quindi di, di aspetto umano, hanno preso contatto nell'arco di vent'anni con varie persone in tutta Italia. Si è poi scoperto che in realtà questi focolai di contatto non erano limitati all'Italia, ma c'erano gruppi in Svizzera, in Austria, in Germania, in Russia, forse anche in Sud America, anche e in quindi... Francia, ho ricordo male, Ivan o no? In Francia in Francia no. Francia non so, sicuramente in Germania, sì, io tra l'altro, sono uscito ad entrare in contatto con uno dei figli del gruppo che eh, era in Svizzera, in Russia. Quindi abbiamo, come dire, stiamo dopo 40 anni, da, da questo caso, da 50 anni da quando è iniziato, stiamo praticamente capendo che in quegli anni 52, 66, 68, in tutto il mondo probabilmente ci sono stati dei focolai di contatto da parte di esseri assolutamente non negativi ma positivi, eh, che hanno cominciato a prendere contatto con diverse persone in tutto, in tutto, in tutto il mondo. Noi in Italia abbiamo avuto questo caso amicizia, che eh, rispetto agli altre situazioni europee, forse è quello che è venuto più fuori. Quindi siamo, diciamo, in qualche modo, da questo punto di vista, la punta di diamante in Italia rispetto a, a, ad altri paesi. E, ripeto: un caso che ci ha lasciato e ci lascia non solo una documentazione fotografica eccellente, basta andare su internet, c'è quel bel documentario di Pier Giorgio Garia. Che in 45 minuti in qualche modo racconta la storia di amicizia. Ma ci sono anche fotografie, ci sono le interviste che alcune le ho fatte anch'io ai testimoni di, de, del caso, come Gaspare De Lama. Quindi testimonianze dirette, lucide ancora, molto vive di quello che è stato questo contatto. Immaginate veramente. Ma non così contatto... dal nulla, ovviamente. Cioè, si Ma in realtà, noi... in realtà loro dissero di essere qui da diversi secoli. Mm... Durante gli anni 50 e 60 l'attenzione di questi popoli era focalizzata non tanto sul contatto con i terrestri, era focalizzata sul fatto che Russia e America stavano arrivando a un livello di scontro tale che veramente abbiamo rischiato per un momento la guerra nucleare. E il tema nucleare, il tema della guerra è effettivamente eh, il tema centrale della presenza e del contattismo degli anni 50 e 60. E questa gente era preoccupata non tanto che ci uccidessimo tra di noi, perché l'abbiamo sempre fatto, il problema pianeta. è che negli anni 50 abbiamo cominciato a farlo con armi che se usate a livello globale avrebbero causato la distruzione non solo dell'uomo ma di tutto il pianeta. E siccome per questi esseri il pianeta Terra è un essere vivente a tutti gli effetti, la distruzione di un pianeta come la Terra avrebbe avuto effetti devastanti non solo sulla Terra, ma su tutto ciò che sta intorno alla Terra, perché, eh, ritorniamo al discorso di prima, se tutto è collegato e io distruggo un pianeta come la Terra, eh, il dolore, la sofferenza, l'energia che si sprigiona da quella, da quella perdita arriva fino alle parti più remote della galassia. E, e quando c'è anche il nostro corpo, no? se noi ci facciamo male a un piede, che cosa succede? Che tutto il corpo in quel momento cerca di curare quella ferita perché se il piede va in cancrena muoio pure io. Quindi in qualche modo eh, questa gente era qui perché così come su altri pianeti si era creata una situazione di disarmonia critica che loro in qualche modo cercavano di eh, attenuare, pur rispettando in ogni caso la nostra libertà di autodeterminazione, perché ogni popolo, ogni pianeta deve potersi autodeterminare, altrimenti non farai mai, non potrei mai crescere, non potrei mai evolvere se non passi attraverso... Il libero arbitrio. Ma più che, più che rispettare la libertà è la consapevolezza che tu soltanto attraverso la sofferenza e l'errore riesci a capire la strada per uscire dalla sofferenza e dall'errore. Quindi la sofferenza e l'errore sono un passaggio formativo importante. La cosa fondamentale è che questo, queste, questa sofferenza e questo errore poi non venga estesa a livelli tali poi da essere irreversibile o comunque che ricada su, su chi non c'entra nulla. No, è eh, questa cosa del caso amicizia. Mi voglio spostare un po' sul discorso un po' più spirituale perché, poi alla fine, è quello che conta. Perché parlando con i testimoni, tu ti rendi conto che, al di là dei loro racconti su ho visto il disco volante, ho visto l'extraterrestre, sono stato nella base, ho visto questo, ho visto quello, in realtà, poi alla fine il vero nocciolo del discorso che questi signori facevano agli umani era un discorso, ripeto, spirituale. E, e, e una delle cose che mi ha colpito di più è stata leggere delle lettere, eh, delle lettere che alcuni eh, del gruppo romano scrissero non tanto ai W56, che erano diciamo, in qualche modo la parte di Aliena che aveva un rapporto più di amicizia nei confronti degli umani, c'era anche un'altra parte aliena che era, faceva parte di questa storia, che si chiamavano i CTR, i cosiddetti contrari, che era un acronimo che gli umani si erano inventati per chiamarli, per chiamare questi esseri. Questi altri esseri, se leggete le testimonianze, se ascoltate i racconti, non erano propriamente dei cattivi, come dire, no? Ma venivano interpretati anche dai V56 come esseri contrari. Guardate, io ci ho riflettuto molto su questa cosa. Molti mi chiedono: ah, ma i cattivi di amicizia, attenzione a dire i cattivi, perché in realtà questi CTR non erano cattivi. Gli stessi W56 li chiamavano i loro fratelli nemici. Che è una definizione che è apparentemente è un ossimoro: diciamo, sono fratelli o sono nemici? Per noi è un ossimoro, perché non capiamo la sfumatura che c'è dietro, ma in realtà, se poi ci rifletti, capisci che in realtà. Per loro, questi altri esseri che in qualche modo non volevano l'evoluzione spirituale dell'uomo, ma in qualche modo li condizionavano verso un'evoluzione più tecnologica e quindi meno spirituale, non erano dei cattivi, erano semplicemente esseri che erano lontani da quello che secondo i V56 era il bene. E questa riflessione, guarda che è profonda perché... Molto filosofica. Significa, significa dire che il male non esiste che sembra un'affermazione forte, no? Dice il male non esiste, cioè, ma come? Io vedo la violenza. Esistono le azioni malvagie, ma se tu dici che non esiste il male e dici che in realtà chi fa il male semplicemente non sta facendo il bene, cioè si è allontanato dal bene, stai facendo un'affermazione che è molto più profonda, perché vuol dire non assolutizzare Né negativizzare nessuno, ma pensare che chiunque in qualunque momento può redimersi da una condizione tra virgolette un, di malvagità, un concetto un po' buddista. Un po', esattamente, diciamo, esattamente, diciamo un po': il male e il buddista. bene sono due aspetti della stessa cosa. Semplicemente tu stai su un lato o sull'altro, semplicemente nel momento in cui assumi un atteggiamento rispetto a un altro ecco perché poi nel discorso di amicizia si diceva che alcune volte si dice, si racconta che alcuni V56 che noi rappresentiamo come i buoni sarebbero passati con i CTR e alcuni CTR passati con i V56 cioè ci, ci sia stato in qualche modo un cambio di casacca all'interno delle due fazioni c'è una frase molto bella che a me ha lasciato Gaspare De Lama che è uno dei testimoni Oran, o più che novantenne ma non so se l'avete conosciuto in, eh, se... in foto su qualche articolo eh, ovviamente. Vi consiglio di, se fate una scappata a Milano, se volete vi poi vi do i suoi riferimenti, andatela a trovare perché è una persona oltre che disponibilissima di un'umanità assoluta e vi accorgerete parlando con lui di quanto un'esperienza come amicizia può lasciare in una persona che però di suo già è predisposta per certi tipi di, di discorsi. E lui mi ha lasciato una frase che all'epoca si appuntò e gli dissero i V56. Una frase che spesso faccio vedere ai convegni. Una frase bellissima che dice non allontanare da te chi ha fatto il male, perché quella persona che ha fatto il male, una volta che sarà tornata al bene, sarà il tuo maestro. È questo, e, questo è il modo, e questo è il modo in cui loro vedevano i CTR. Loro li vedevano come persone che in quel momento si erano allontanati dal bene, ma allo stesso tempo li vedevano come persone che nella loro evoluzione come popolo, come individui, sarebbero poi tornati al bene quando l'avessero compreso e quando l'avessero compreso sarebbero stati loro i maestri, perché passando attraverso un'esperienza negativa avrebbero compreso qual è il bene e a quel punto sarebbero diventati una fonte di, di ispirazione, una fonte di. Di conoscenza, questo All è il caso che... a Cizia Se lo raccontiamo come un caso di contatti in cui c'è gente che ha fatto di non significa sì. nulla. Allora vale quanto quello di Trevis sì. vale qualunque si altro. Perde il messaggio si svilisce. Il messaggio è questo. Il messaggio è, ecco perché dico che poi alla fine gli UFO non servono, perché questo messaggio è lo stesso di tutti i grandi maestri spirituali. Tu hai citato il buddismo, ma anche i mistici cristiani, Carta Taulero, Suso. Eh, o vogliamo spostarci in Bulgaria c'era Peter Dunoff, quel... tutti i grandi maestri spirituali, sempre e soltanto questo è stato il messaggio, l'unità, l'interconnessione tra tutte le cose, da cui deriva anche il discorso sulla dialettica dei contrari, no il discorso che il bene e il male sono in realtà due aspetti della stessa cosa e che non, non dobbiamo mai assolutizzare o stigmatizzare una persona come buona o cattiva, perché in realtà... Il suo essere buono e cattivo è uno stato temporaneo, fa il male perché non ha capito, non conosce il bene, ma quando lo riconosce, quella persona tornerà nel bene. È un po' il discorso di Star Wars della forza, no? Forza sì, ma anche di K-Pax, un film che a me piace tanto, credo certo, tu abbia visto. visto, è un grandissimo sì. film. È esattamente quello. No? Sì, anche, anche in Star Trek, diciamo, alla fine la. Quando tutto avviene, ovvero quando si inizia a imparare a viaggiare e ad avere contatti con altre popolazioni, effettivamente tutto nasce da un'armonia terrena. Quando noi sì, capiamo quando, finalmente esatto. di dover rispettare noi stessi, l'ambiente e che le razze, le differenze non devono esistere più. Allora lì iniziamo effettivamente ad evolverci. Fai quel passo che ti consente poi di... E, patrirti... e dovrebbe essere il primo passo, Ivan. Eh, eh, per... sì, infatti... Ma infatti quando dicono perché non si fanno vedere, è fatto ecco, guardatevi allo specchio e chiedetevi perché non si fanno vedere. Io non mi farei vedere. Un noto, perché... ufologo, un noto ufologo italiano di cui non faccio il nome ha una domanda in tv perché non si palesano, lui disse ma a, a chi si dovrebbero far vedere? Cioè con chi, dovrebbe cioè, con con chi dovrebbero decidersi. prendere contatto? Cioè, fatemi un e lui nome. però lo faceva da un punto, lui, ho capito, ho capito il personaggio, però... La sua, la sua riflessione era più di tipo sociologico, del sì, tipo. Sì, sì, assolutamente. Tuttavia, voglio dire. Mh... Devo prendere contatto con l'America, con la Russia. Là a quel punto non prendo contatto con nessuno. Sì, effettivamente. Però, secondo me, la, la, la è loro più paura. più non... ovviamente, il concetto. Eh. secondo me, la loro paura non è perché loro potrebbero benissimo andare a reunificare con tutto il mondo e avrebbero risolto il problema. Non credo che il problema sia parlare con A o B. Il problema di fondo è che loro sono consapevoli che un'umanità a questo livello di coscienza. Non potrebbe reggere un contatto un di massa proficuo perché poi il problema non è l'incontro. Il problema è l'incontro proficuo. Torniamo lì: io incontro un extraterrestre, sì, ma per dirgli che cosa yeah. the arrival a tal proposito eloquente. Perché se questi vengono giù e mi dicono quello che mi diceva che Gesù Cristo o Buddha o altro, allora non ne ho bisogno. Ma se io non ho capito loro che sono venuti ed erano uomini. Non ho capito il loro messaggio, ma che me ne faccio di uno che viene dalle pleiade a dirmi la stessa cosa? Sarebbe solo distruttivo, perché a quel punto l'unica cosa che faremo sarebbe chiedere. Vogliamo la cura per le malattie, vogliamo, l energia, l energia più, eh? vogliamo le energie più... vogliamo le armi più potenti. Vorremmo far parte, entrare a far parte di un circolo di politica intergalattica, ma come non riusciamo a gestire neanche le, le cose nostre. La politica nuove. nostra interna, è vero, sì. Eh, non lo so magari detto, detto da uno dice ma come tu, tu ricerchi queste cose io sono, io sono molto radicale in questo io penso che l'ufologia dovrebbe scomparire dovrebbe in qualche modo Bisognerebbe... è autoreferenziale secondo te poi è arrivato a un certo punto oggi l'ufologia è totalmente autoreferenziale siamo a livelli di, di, di autoreferenzialità assoluta di egocentrismo in tutto di... il mondo comunque non solo in Italia io, io conosco casa mia e dico che effettivamente diciamo le la, 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 la scena che noi diamo è, è veramente pietosa. Posso dirlo che è veramente pietosa perché. È troppo frammentata, Ivan. Forse è... È... solo è... quello. Il problema è che non è solo frammentata. È, è, è priva di unità, è priva di collaborazione, è priva di scopi comuni, è priva di no, non voglio dire di amicizia perché poi sì. forse. Pretendere l'amicizia è già troppo. però dico almeno, almeno il non uccidersi a vicenda potrebbe già essere tanto, no? E invece pare che questo non è sia: è una possibile. guerra continua, una guerra. Ah, ma rispecchia: cioè non è che rispecchia esattamente quello che in altri ambiti politici o altro, vedi quotidianamente, no? Ma felice, cioè, ovviamente, il mondo Ognuno cerca di coltivarsi il proprio orticello, la, la, la propria immagine, cioè, non vedo. Vedo poca gente che si mette al servizio di altri in modo, come dire, disinteressato. Poi è chiaro che ci sono esempi eh, luminosi come Enrico Baccarini, Mauro Biglino, gente che. però guarda caso, fateci caso: tutti quelli che stanno oggi in Italia portando avanti una ricerca seria e proficua, che viene riconosciuta anche all'estero, sono tutte persone che stanno fuori dai grossi centri di ricerca o dai grossi gruppi non sì, ce sì, n'è uno sì. dato c è c è uno che è stato innegabile questo perché questo perché perché è evidente che in quei gruppi in quei centri che andavano bene 40 anni fa come punto di agglomerazione di, di notizie oggi sono diventati luoghi asfittici dove ci si fanno le guerre dentro e fuori e la vera ricerca oggi la fanno gli indipendenti non, non parte che ormai tutti quelli che stavano nei centri sono usciti fuori quindi sono diventati indipendenti. Perché evidentemente, perché evidentemente, quella diciamo non è, che non sono è una, una specie che di scatole vuote sono delle scatole vuote autoreferenziali, spesso legate anche a dei poteri che in qualche modo a cui fanno da referenti, e quindi, in qualche modo, insomma, la situazione è questa. Io, io non ho mai voluto far parte di nessun gruppo proprio per mia scelta personale. Perché eh, penso ah, ma... che si lavori bene da soli. Collaborando con tutti quelli certo. con cui ti senti come dire, in sintonia, in affinità, eh, però ci, si riesce a lavorare meglio in modo indipendente. e A parte Baccarini e Mauro Biglino. Hai altri contatti con qualcun altro con cui ti senti, collabori. Diciamo che è un mondo molto piccolo, quello sì, dell'opologia italiano. Ci si conosce un po' tutti quindi, diciamo. Posso citarti Maurizio Baiata, Massimo Fratini, posso citare Pino Morelli. Insomma, beh, conosci Armini, Armando May e Luca Scandamburlo? Lui penso che ci conosciamo di nome, non, lui no, stando no. su non l'ho mai, mai conosciuto di persona, però insomma ci si conosce. Ci si conosce, no? ecco. Facciamo quello che facciamo uno, uno o l'altro, quindi siamo abbastanza... Però ecco, proprio perché siamo pochi, proprio perché siamo tra l'altro anche tutti molto... Come dire, proiettati su campi diversi in cui c'è spazio per tutti, tutti, voglio dire, non capisco e spesso non riesco a spiegarmi come in realtà ci sia, ci sia questa, questa guerra. Sì, è veramente allucinante. E non capisco, poi, veramente a, a giovamento di chi, sinceramente, va. Sicuramente non a giovamento della, della condivisione e della ricerca. Perché diciamo poi, che, fine... come si dice, divide e timpera. Quindi, probabilmente c'è qualcuno che vuole che ci sia questa divisione, ma chi sia questo ma, qualcuno non lo sappiamo. guarda Posso spezzare un lancio e dico pure questa mi sembra un po' una scusa, nel senso che, fa, alla fine non è. Sì, eh, so, la colpa è di chi litiga fondamentalmente, cioè, non è, non è come dire, lo, il man in black che mi dice di, 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 di fare lo scherzetto, di parlare male di quello o di quell'altro, cioè, sono io che lo faccio, no? quindi alla fine non, non diamo sempre la colpa, come dire, ai rettiliani, agli uomini neri. Sicuramente, sicuramente, alla fine il risultato di tutto questo va a giovamento anche di chi vuole la divisione questo è sicuro ecco perché vedo che gente che parla contro i poteri forti però fa esattamente quello che i poteri forti vogliono pure, no? No? Esatto. Quindi, assolutamente no, anche qui forse un po' più di, di coerenza servirebbe sì questo è vero anche perché è uno di quegli argomenti di noi ne parliamo sempre sì, di questo in redazione quasi sempre, sempre diciamo, quindi eh... è un argomento molto ricorrente sì, noi vorremmo tanto che si facesse veramente un fronte comune, diciamo, intorno a questo argomento. Perché, Perché come diceva giustamente Ivan, sono argomenti così vasti, dove veramente c'è spazio per tutti. Io ho citato vari autori che si occupano di, di tematiche diverse, quindi, nessuno, diciamo così, se si potesse dire in questo modo, pesta i piedi a qualcun altro. Quindi... No, infatti, quindi c'è spazio per tutti. Sì, Cerchiamo. Io Non dico che ci dobbiamo volere bene perché poi alla fine le persone magari non tutti vanno d'accordo con tutti, però dico almeno non, non facciamoci la guerra uno con l'altro certo. perché poi alla fine, sì, questo è vero. Ah, sì, no, vuole... allora, volevo, volevo chiederti eh, più che altro: mh, quale sarà il tuo prossimo convegno dove avremo modo magari di seguirti prossimamente? Fermo restando che io, come ti dicevo all'inizio della trasmissione. Eh, spero in un futuro di vederti no... qui, praticamente. <ride> <Sì>. <ride> diciamo, Volentieri. sei uno dei papabili prossimamente. Ci piacerebbe tanto, schermi, no, Ci piacerebbe mi piacerebbe davvero dice? ospitarti qui nella nostra piccola città. Anche insomma. perché abbiamo avuto l'occasione stasera di conoscerti e siamo veramente felici di aver fatto questa conoscenza. Anche a me. Guardate, io sono a disposizione naturalmente, no, ultima, prossimi convegni non ne ho perché. Eh, come avete visto insomma sono anche uno che non, non ho tutta questa voglia di visibilità dire, no, no nel senso non sono neanche uno di quelli che gli piace fare i convegni come dire, a ruota anche perché se, se non ho il tempo io di elaborare qualcosa di nuovo non mi piace neanche stare sempre a dire le stesse cose quindi preferisco come dire, prendermi dei periodi in, in cui studio, rifletto, faccio ricerche e poi condivido quello che ritengo utile condividere insomma quindi Sicuramente sto preparando qualcosa su, su queste figure di questi mistici cristiani perché credo che sia utile anche al discorso ufologico allargare un pochino gli orizzonti, perché vedo che anche qui ci si chiude sempre in un mondo, eh, invece eh, l'argomento ci porta naturalmente verso altre cose e dobbiamo essere in grado anche di estendere l'argomento verso, verso altri temi, come quello di cui abbiamo parlato prima. Insomma, in, che no, magari è, sembrano, sembrano. È veramente sembrano una chiave interessante sembrano, questa, in diciamo, non tutti la dicono quindi. No, no, ma infatti sembra che non c'entri nulla, però alla per fine, parlando, parlando, ti raccorgi anche io, facendo le conferenze, mi accorgo che la gente è un po' stufa di sentirsi dire che gli ufo esistono perché che gli ufo esistono mi sembra ormai um, come dire, un po' assodato. <ride> lo sanno anche i bambini quando giocano con le merendine. Carità, c'è sempre bisogno anche di quella ricerca un po' dati e bulloni per come dire convincere o comunque stimolare le persone un pochino più chiuse ad aprire la mente c'è sempre anche bisogno di un livello un po più basso però credo che oggi siamo arrivati a un punto in cui forse serve qualcosa di più serve dire alle persone comunicare un messaggio un po più alzare l'asticella ivan dai. anche perché ripeto questa gente viene qui a dirci delle cose alte se noi continuiamo a parlare di come è fatta la loro astronave cioè, mi sembra proprio inutile o delle luci o delle lucine o delle statistiche il colore delle luci sì, <ride> classica eh, come no arriva, arriva Einstein ti parla della teoria della relatività e tu gli guardi oh che belle le tue scarpe sì, esatto Lo Lo trovo... A prezzo, ma stavamo parlando <ride> di <ride> altro giustamente il, il livello è un altro ed è anche più alto sì, ecco, e soprattutto credo che questa gente voglia, neanche tanto che si parli di loro, credo che questa gente voglia che noi cominciamo a fare dei cambiamenti veri no? nelle nostre vite, nelle nostre, nel nostro quotidiano, perché tanto finché non cominciamo a fare quello non ci sarà nessun contatto. Cioè non, è inutile che noi continuiamo a pensare che dall'alto scenderà qualcuno e no, ci dica... Assolutamente d'accordo, assolutamente. Ma noi lo diciamo, lo diciamo da tempo. Tra di non noi, perché questa gente non è stupida, questa gente sa benissimo che se non c'è un terreno fertile è inutile piantarci nulla non... ti faccio una domanda al volo Ivan eh, ti è una pone mia... una anch'io eh, e poi giuro che, che ti che lascio andare, eh, sì. parola d'onore allora, eh, tu credi ovviamente pensi che appunto ci sono state delle manipolazioni genetiche che ci hanno fatto sì che da un qualche cosa siamo diventati uomo Secondo te, tuo personale pensiero, ovviamente, da tue personali deduzioni, chi ci ha creato sono gli stessi esseri che sono adesso qui? Oppure no? O c'è stato un avvicendamento? Io credo che ci sia stato un avvicendamento. Io penso la stessa cosa. Infatti, anche qui, il discorso, focalizzare l'attenzione delle persone su questi che ci hanno creato. O che ci hanno in qualche modo a un certo punto della nostra storia condotto in una certa direzione. Cioè, il discorso che fa Mauro eh, sui sugli Yahweh, no? su questo essere proprio non molto simpatico, diciamo così. No, per uscire di no. Ecco, in qualche modo non molto simpatico. Eh, vedo che, però, genera nelle persone eh, un senso di odio, perché poi alla fine quella che dovrebbe essere, nelle intenzioni di Mauro naturalmente, una, uh, un un modo di liberazione di, della coscienza, di, di ampliamento delle vedute, però finisce per generare nelle persone: e questo me ne sono accorto parlando durante le Finisce nel generare un senso di odio. Per esempio, quando parlo di amicizia e dico, ah, questa gente era qui per aiutarci, no? Ma com'è possibile? ma Rubilino dice che sono qui, ci hanno creato gli hawaii. Questo sì, ok, ma gli hawaii, probabilmente faceva parte di un, di un clan non molto simpatico, ma non è detto che. Chi ci ha creato sia la stessa stirpe di Yawe, o che chi viene oggi sia la stessa stirpe di Yawe, potrebbe essere stata una dei tanti delle tante fasi. Sì, io dei... credo che ci sia stato appunto un, un avvicendamento, anche perché il modus operandi mi sembra un po' diverso, Quindi... no? Poi rischia, vedo nelle persone che hanno una certa tendenza poi a scaricare le responsabilità. No? O quando sento dire, eh, noi siamo così, ci facciamo la guerra perché, perché ci hanno creati così, dico un momento perché quando tu spari al vicino o ti, o ti litighi o ti ammazzi di botte col vicino non è che te lo sta dicendo il rettiliano di farlo eh? lo stai facendo tu cioè voglio dire mh, per quanto ci siano forze e sicuramente ci sono che vogliono tenerci a un livello basso di coscienza ce ne sono altre che cercano di elevarlo ma poi alla fine la scelta a chi dare energia a chi dare retta tra virgolette sta a noi cioè siamo noi che poi scegliamo di fare di, di, di seguire una strada piuttosto che un'altra c'è una frase di magari poi concludiamo con questo <ride> oppure potete continuiamo. <ride> no, esatto potremmo continuare con Tranzo ma non mi sembra il caso io sono un, un estimatore di, di, di Giordano Bruno e Giordano Bruno in una delle sue op oltre a essere uno dei Andiamo. sostenitori più, fe più feroci da, della dell'esistenza di, di vita, anche se in realtà in non, 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 non è il primo, lui è solo l'ultimo di una lunga serie che arrivano fino alla Grecia classica, insomma, cioè l'idea che, che ci siano altri mondi abitati è un'idea anche quella antichissima, Giordano Bruno l'ha soltanto in qualche modo eh, espressa con più forza in un momento, pagando anche il prezzo della vita in un modo molto forte, però in realtà lui dice una cosa forse ancora più interessante, c'è un libro, un, un trattato minore che si chiama De Vinculis in genere ed è un trattato sui vincoli. Di che parla? Parla dei vari tipi di vincoli che legano tutte le cose dell'universo e lui fa un elenco di cose che uniscono nell'universo proprio perché lui credeva in un universo interconnesso in cui tutto è connesso, no? Dalla, dal granello di sabbia fino alle stelle. Cos'è che lui la domanda che si fa è: cos'è che tiene unite tutte queste cose? E elenca vari gradi di vincoli, da quelli più bassi a quelli più alti. E lui dice a un certo punto, in cima a tutti. I vincoli che tengono uniti, unito tutto l'universo c'è una sola cosa che è l'amore come canta Battiato l'amore, <ride> e, e dice l'amore tiene unite tutte le cose. E però dice pure che cos'è l'amore? Perché poi anche qui noi lo spesso lo fraintendiamo: no? l'amore come possesso, l'amore come desiderio. In realtà, secondo Giordano Bruno, è una forza che fa sì che le cose inferiori superiori provvedano a quelle inferiori che quelle inferiori guardino e si volgano a quelle superiori che quelle che stanno sullo stesso piano si uniscano prendendosi cura di quelle inferiori concetto Fa, bellissimo e così dice Giordano si celebra la perfezione dell'universo e l'amore è in tutte le cose e dà forza e vita a tutte le cose di tutte le cose è forza e vita è come la forza, ripeto, di Star, di Star Wars, forza, sì. la chiama così, è una forza unificante, <ride> cioè è, la, è quella cosa che tiene unite le cose, tutte le cose dell'universo. Ma non come desiderio. L'amore fondamentalmente per Giordano Bruno è un senso di eh, vincolo, di responsabilità, di muta responsabilità, per cui chi sta più in alto nel gradino dell'evoluzione si prende cura di chi sta più la in basso. La responsabilità di chi è più in basso. Chi sta in basso deve guardare innanzitutto al modello di chi sta più in alto per imparare, ma allo stesso tempo unirsi con quelli del suo livello per prendersi cura di chi sta sotto. L'idea che ha Giordano Bruno dell'universo è come quella di una catena in cui ci sono tanti anelli. La catena funziona finché ogni anello è saldo, perché finché ogni anello è saldo la catena tira e tutti vanno avanti in questa evoluzione cosmica in cui tutti andiamo verso la perfezione. Tutto funziona finché tutti ci muoviamo, ma se uno di questi anelli si spezza, il problema non è soltanto dell'anello, perché se si spezza l'anello da catena ci fermiamo tutti. Ecco perché lui dice che chi sta sopra provvede a, quello chi, a chi sta sotto, non perché gli vuole bene, ma perché prendersi cura di chi sta sotto quando l'anello si spezza significa sanare una situazione di difficoltà che poi rimette in moto tutta la catena. E questo è il concetto di Giordano Bruno. E secondo, loro... Evan, e secondo me loro vedono che sulla Terra qualcosa si è spezzato, perché loro ci aiutano. Noi però non guardiamo a loro come modello, ma allo stesso tempo non ci uniamo tra di noi e non aiutiamo chi sta sotto. E chi è che sta sotto? Il mondo vegetale e il mondo animale. Noi distruggiamo chi sta sotto di noi, non siamo uniti tra di noi e non ci rivolgiamo a chi sta sopra di noi. È un malissimo praticamente. Siamo malissimo. Abbiamo spezzato una catena che però sta impedendo pure a loro di evolvere. E qui fa scopa col discorso di amicizia, perché gli amici dicevano che l'evoluzione di tutta la galassia è correlata, per cui se c'è un punto della galassia in cui l'evoluzione spirituale si ferma o è attardata, bisogna intervenire perché riprenda. Perché se noi non evolviamo, non evolvono neanche loro. Aiutare noi per loro significa aiutare se stessi. Perché ogni volta che tu aiuti qualcuno, tu evolvi. Sì. I migliori i migliori quindi quello che loro ci stanno dicendo è ricostruite l'anello che avete rotto ricominciate a prendervi cura di quello che avete in, in custodia ricominciate ad unirvi tra di voi quindi ricominciate ad essere un, un unico popolo un unico un unico organismo vivente con la terra e poi solo poi rivolgetevi a noi per fare come dire, un percorso di evoluzione insieme ma finché voi non vi non risolvete i problemi che avete voi ma dove, dove volete andare create soltanto un problema a voi a chi sta sotto di voi e pure a noi perché se voi continuate a distruggervi create un problema pure a noi è un po' come in un condominio c'è cioè quello che alza la musica di notte e fa casino ok ha voglia di dire ma io sto a casa mia faccio come mi pare quelli siamo noi no io faccio io sto a casa mia faccio chi sei tu per dirmi che deve bastare la musica sì, ma tu non ti rendi conto che alzare la musica alle 5 di notte significa non far dormire nessuno al condominio. Il problema lo stai estendendo al di fuori della tua proprietà. Quindi tu devi essere responsabile delle cose che fai, perché non sei da solo nell'universo. Non è che sei una. Uh, un, 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 non hai un'unica villa nell'universo e intorno non c'è niente. Tu c'hai dei vicini di casa che vengono disturbati da quello che fai. Quindi tu devi diventare responsabile non solo di, di quello che sei sulla tua terra, ma pure di quello che fai quando. E delle, e delle cose che, che, che crei nei momenti in cui disturbi intorno a te questa è una legge se vogliamo stupida ma fondamentalmente è esattamente questo, Giordano Bruno l'aveva capito benissimo, l'aveva capito benissimo l'amore è solidarietà loro sono solidari con noi noi non lo siamo con nessun altro perché siamo egoisti, siamo egocentrici pensiamo che è tutto nostro che tu, di tutto possiamo disporre e questo è il mondo che abbiamo creato questa gente viene qua per dirci questo. Allora, i cosi sono due. O noi capiamo la, la lezione e allora cominciamo a fare dei cambiamenti. Oppure se noi la capiamo, poi la strada, e il destino è quello, eh? non è che ce ne sono altri. Secondo te, loro ci potrebbero consentire di autodistruggerci o potrebbero fermarci, visto che, eccetera, eccetera, tutto quello che hai detto. Non lo so. Io credo Perché che. Se no, non capiamo il messaggio. E Io credo che il loro, messaggio, il loro messaggio è: voi siete responsabili. Che lo vogliate o no, siete responsabili di quello che vi accadrà. Quindi, se volete, una mano l'avete e potete fare un passo e noi vi aiutiamo. Ma se voi non lo volete, è un problema vostro. Poi quello che accadrà non lo so, però poi. Io non, ripeto, non voglio sentire gente che si batte il petto poi alla fine che dice Oddio, il destino cinico è barbaro. Perché quello che noi stiamo creando è quello che sarà il nostro destino, ce lo stiamo creando noi. Non, non... Poi non voglio sentire gente che urla dicendo no, sono i rettiliani, il governo occulto, qua. no, perché poi i, 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 micro, i microcosmi di infelicità ce li creiamo da soli. Eh? Cioè, i, i, I conflitti quotidiani che noi creiamo con gli altri sono conflitti che creiamo noi, cioè non mi venissero a dire che sono i rettiliani. Perché poi l'odio che noi rivolgiamo agli altri è un odio che, che, che creiamo noi. E poi la domanda è, ma i rettiliani esistono o no? Secondo me no. Ma comunque... <ride> Probabilmente esisteranno, ma esisteranno mille cose nell'universo. Assolutamente sì, ho fatto una battuta nel dico... senso che secondo me esiste veramente tutto quello che possiamo immaginare. Sicuramente esistono, quello che dico è che secondo me sono come noi: sono esseri che, come tutti gli altri esseri, sono sulla via della, della perfezione, sono sulla via dell'evoluzione. Dell Poi c'è chi ci arriva prima e chi ci arriva dopo. Noi, però, dobbiamo pensare a noi, nel senso che siamo su questa terra come anime, come, come esseri. Per Léard Chardin diceva: no, noi non siamo esseri materiali che fanno un'esperienza spirituale, siamo esseri spirituali che fanno un'esperienza materiale. materiale. E quello siamo, noi quello dovremmo pensare. Quando saremo pronti a fare un, un passo in più, saremo pronti anche per incontrare altri. Però, secondo me, non dobbiamo avere fretta di incontrare altri popoli finché non abbiamo capito come vivere tra di noi. Non, è un controsenso. Non... Io ti, ti volevo chiedere proprio l'ultima battuta, perché. Ehm, Altrimenti il, facciamo l'alba sì, con piacere, tra l'altro, <ride> assolutamente. Perché, però, eh, no, eh, guarda, ero curioso di sapere. Allora, dato che l'umanità, diciamo, tra virgolette, sul primo contatto ufficiale si divide in due grandi gruppi, ovvero chi pensa che il primo contatto sarà pacifico, quindi sarà sicuramente un momento di eh, evoluzione maggiore, diciamo, dal punto di vista sia spirituale che tecnologico, ma c'è anche chi sostiene che il primo contatto non sarà per niente pacifico, anzi probabilmente sarà una guerra. Eh, una guerra di quelle che non abbiamo mai visto forse fino ad oggi. Ecco, cosa risponderesti a chi, diciamo, la pensa in questa maniera? Che se ci volevano attaccare, c'è cioè una piccola già curiosità. <ride> Ma guarda, ti dico quello che penso io, cioè, sinceramente quello che pensa. Io penso che se tu vuoi la distruzione, la distruzione in qualche modo poi alla fine la crei. Se tu vuoi la pace, la pace la crei. Dipende da quello che vuoi. Il nostro destino sarà quello che noi vorremo. Sicuramente io non mi aspetto l'arrivo della cavalleria. Non mi aspetto l'arrivo della cavalleria che arriva qua e, e risolve i nostri problemi. E... Sono, come dire, fiducioso del fatto che tanta gente si sta in qualche modo, tra virgolette, risvegliando. Qualcuno stanno aprendo gli occhi. Vedo tanta gente che da un giorno all'altro comincia ad interessarsi di problemi spirituali, e comincia ad aprire gli occhi, magari passa da una visione molto materiale, a una, a una visione molto più. Viviamo in, in un'epoca un po' penso. di fermento, sotto questo punto di vista, o, Lui... o inizio di qualcosa. Noi viviamo, noi viviamo in un'epoca um, che è quella che Dickens definisce nel libro La, la storia delle due città. Non so se conoscete sì, questo sì, piccolo sì. romanzo, l'inizio di storia delle due città è emblematico. Dice era l'epoca le, migliore, era l'epoca peggiore. No? Sì. Noi viviamo esattamente in quest'epoca qui. Eh, un'epoca di. Siamo, siamo fortunati, secondo me. Perché noi viviamo in un'epoca di. di, di, di in cui vediamo due aspetti esasperati della stessa cosa, cioè vediamo da un lato gente che si risveglia, eh, risveglia sì. la propria coscienza, la propria spiritualità, dall'altra vediamo gente impazzire, impazzire nella, o, o scadere nella violenza, scadere nella, nel, nelle emozioni. C'è eh, una, una, una forma di divaricazione no? Del, nel mondo che viviamo, è come se si stessero creando veramente due mondi separati che vanno, però in direzioni opposte scegliere su quale dei due stare sta a noi poi quello che succederà non lo so francamente um, non ho così tanta paura di, 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 di una fine catastrofica anche perché se è quello che ci aspetta è giusto che, che arrivi insomma alla fine l'abbiamo io credo che siamo esseri come dire immortali no eh, credo di avere una lunga tradizione di, 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 di filosofi sì, so. dietro che lo sostengono no? l'idea che, che siamo esseri che finiscono nel nulla è un'idea Contemporanea, la storia dell'umanità uh, dimostra che invece il contrario. siamo esseri immortali, quindi eh, faccio di tutto nel mio piccolo, per cercare di, di innanzitutto di risvegliare me stesso, perché se, ne, se non risvegli te stesso, difficilmente puoi svegliare. E poi cerco di condividere quello che, che credo di aver capito con altre persone sperando che gli aiuti a capire anche a loro qualcosa in più su se stessi. Poi ecco. Forse basterebbe che più che concentrarci su quello che succederà, ognuno di noi si concentra su quello che succede ogni giorno no? a se stesso. Che se ognuno di noi facesse ogni giorno quel piccolo lavoro quotidiano su se stesso e sugli altri, forse è più importante che passare le ore e i convegni a chiedersi che cosa pensano gli alieni di noi o che cosa pensano gli altri di quello che succederà. Cominciamo a pensare a quello che facciamo ogni giorno e poi, e poi si vedrà. Va bene, io direi che questa possiamo finire qui eh, eh, piacevolmente veramente, finire perché più qui. che un'intervista è stata una, veramente una, una piacevole grande chiacchierata, chiacchierata e piacevolissima, sì. Ivan. Grazie Molto tanto, veramente sì. Sì, noi grazie ti ringraziamo a, a ti nome ti... sia della redazione della radio che dell'associazione culturale, a nome di tutti quanti i soci e... e speriamo di e vederti qui a Cosenza il sì. prima sì. possibile. Speriamo certo. Assolutamente, va bene. Grazie ancora, grazie Ivan. E... Buonanotte, Buonanotte, sì, la trasmissione si chiude qui. E noi vi mandiamo alla prossima puntata di Radio MH di Onde Corte. Alla prossima puntata e buonanotte a tutti. Buonanotte. buonanotte, buonanotte per la tutti. prima volta chiudiamo senza lo stay tuned eh, perché comunque no, 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 non sarebbe d'effetto. forse. Facciamo una cosa, rimandiamo lo stay tuned insieme a quando magari eh, Ivan sarà qui presente fisicamente. Assolutamente con noi. sì, perché no? Quindi ci okay. mettiamo un nodo, è un po' il motto con cui noi chiudiamo, chiudiamo ogni, trasmissione, ogni un eh, trasmissione: un nodo al fazzoletto, ok. Sì, okay. Beh, Ciao Ivan, Ti ringraziamo ancora, notte. ciao e buonanotte. Buonanotte, buonanotte a tutti.